Allora, non ve l'ho fatto poco fa e vi avevo promesso il post partita. E allora, post partita veloce, 3-4 minuti, ragazzi, in cui andiamo a parlare di Roma-Spezia. Vince la Roma 2-0, miglior prestazione per quanto riguarda stagionale da parte dei romani, che attualmente, ragazzi, sono terzi in classifica, agganciando l'Inter a 37 punti. E questa penalizzazione della Juve veramente ha sbilanciato questo campionato da una parte. Un campionato. A parte la testa, e qualora arrivasse la penalità anche per il Napoli, se fosse proprio i 9 punti, sembra quasi che stiamo giocando a Formula 1, in cui si cerca di mischiare un po' le carte. Però comunque, se arrivasse la penalità per il Napoli, tipo i 9 punti, sarebbero tutte le attaccate e la Roma potrebbe vincere lo scudetto. Ma comunque, non so se vi ho salutato, ciao, bentornati in questo nuovissimo video del mio fantastico gabinetto. Comunque, avevo voglia di registrare un video accesso, non so perché, ragazzi, mi piace registrare i video mentre sto in bagno. Non nel senso in cui cago, ma comunque nel senso in cui mi piace stare in bagno, nel frattempo registro. Comunque, vi volevo dire che la Roma, ragazzi, fa una delle sue migliori prestazioni stagionali, trova il primo gol di Shaarawy, che ha fatto un partitone, e trova il secondo gol Tammy Abraham. Tammy Abraham che fa un gol della Madonna, ragazzi. Tammy Abraham, chapeau per Tammy Abraham, che oggi veramente gioca molto bene. Vedremo, ragazzi, se avrà continuità questa serie di risultati positivi. Perché, ragazzi, a parte la partita d'esordio contro il Lecce, può essere contro il Lecce, no, quella era contro la Lazio. Il Lecce era la Lazio, Roma, Sampdoria, scusate, Sampdoria. No, la Samp aveva vinto con Sassuolo. Comunque, non mi ricordo, la prima partita avevamo vinta proprio dai culo. Però comunque, contro la Fiorentina bene. Cambio di location incredibile, ma comunque eravamo rimasti. Una grande prestazione da parte della Roma, molto solida, con lo Spezia, ragazzi, che proprio oggi, 22 gennaio, per voi forse ieri, perché questo video forse uscirà verso la mezzanotte, comunque è il 22 gennaio, con la fatidica partita di Coppa Italia, dove prima la Roma perse sul campo ai supplementari 3-2 e poi perse a tavolino 3-0 per i 6 cambi da parte del genio di Fonseca, che comunque io, ragazzi, continuo a reputare un allenatore buono. Per quanto riguarda, ragazzi, Fonseca era un buon allenatore e sono passati ormai 2 anni, oltre che dall'esonero di Fonseca, ma proprio anche da quella partita. Ma comunque, dicevamo, grandissima prestazione, soprattutto da parte dell'attacco Dybala, Shaarawy e Tammy Abraham possono essere il presente momentaneo di questa rosa. Vedremo, ragazzi, vedremo, perché questa oggi mi ha sorpreso veramente la Roma. Mi ha sorpreso, non mi aspettavo una prestazione così, e anche a livello difensivo molto bene, per quanto riguarda molto bene. Lo Spezia invece anche loro me li aspettavo così, cioè me li aspettavo un po' più agguerriti, sapendo poi ormai che diciamo che si è creata una situazione un po' di rivalità, possiamo dirlo, tra Roma e Spezia, visto che tante volte, a parte che ci sono alcuni giocatori tipo Verde, ex stessi proprio della Roma, qui adesso è arrivato Marchetti, ex Lazio, li voleva magari purgare, ma comunque c'è una situazione, diciamo, di rivalità, visti gli ultimi risultati dell'ultimo periodo tra i romani e gli spezzini dello Spezia. Comunque oggi lo Spezia me l'aspettavo molto più agguerrito, visto che comunque la retrocessione non è così lontana, cioè la Sampdoria sta scalando, c'è il Verona, ragazzi, che è diventato il Barcellona di Pep Guardiola. Vedremo se riusciranno a scalare. Comunque Roma, che attualmente si trova in zona Champions League con una partita in più rispetto all'Inter, questo è vero, ma comunque con i loro stessi punti, e quindi momentaneamente quarti barra terzi in classifica. Comunque io, ragazzi, vi aspetto domani con un prossimo video, ore 7 del mattino.